Io per 8 ore al giorno indosso la tuta blu da metalmeccanico, il resto della settimana sono all dandy sempre. Dandy e gentleman, lì non transigo. Dandy sono dentro, gentleman sono dentro sempre. Dandy è anche una lady dandy, una donna che ama i profumi, le cose belle, l'originalità in modo anche un po' divertente con il colore. Eleganza e glamour per le vie del centro storico, i dandy di tutta Italia infatti si sono dati appuntamento ad Arezzo per il terzo raduno nazionale in concomitanza con il weekend della Fiera Antiquaria. Il raduno dandy è un raduno a scopo benefico, è un raduno culturale perché andiamo a scoprire i tesori di Arezzo. È un raduno con un cuore grande perché tutto quello che si raccoglierà questo evento verrà devoluto alla Casa Tevene che accoglie bambini orfani e ragazze madri. Questo è un ritorno alle vecchie tradizioni, all'uomo che si veste bene, che si sa vestire, che si sa comportare. Insomma, sono tante le ragioni per cui si è dandy. Ecco, anche alle vecchie maniere. Anche alle vecchie maniere, soprattutto alle vecchie maniere. Questo ritorno al passato, al bon ton, al vestir bene, al viver bene, insomma, via. Il dandismo è un movimento cultural-filosofico nato nei primi dell'Ottocento in Inghilterra, diventato poi un vero e proprio stile di vita. Possiamo dire che in sintesi è una ricerca dell'essere, una ricerca dell'essere, una ricerca del più. Lo possiamo definire così, dai. Innanzitutto ti ci devi ritrovare. Secondo, cioè, tipo almeno noi ci piace vestirci così, essere un po' quel più, quel raffinato che comunque ti caratterizza, dai, è bello. Con l'eleganza, il buon gusto, sono queste, sì, le caratteristiche. Sono queste le caratteristiche che comunque piacciono a noi e comunque ti rendono un po' più dandy rispetto al normale, cioè rispetto alla moda normale.